Becky, aspetta. Vanno forte, eh? Dai. Mi dai un passaggio fino a casa? Veramente devo accompagnare Susie. È tanto importante per te questa Susie. Allora ci vediamo alle 4 a Porta Vittoria. D'accordo. Ma come, vengono anche loro adesso? Non devi passare in redazione tu. Mi pareva che... Ma non dovevi portarmi al cinema? Sì, te l'avevo promesso, ma adesso non posso più. Si devo... tratta di lavoro. Già, appunto. Chiamate un'ambulanza per il vostro amico. Tanto non lo prende. Guarda come corre, è in piena forma. Forza che sei primo! Corri, dai, forza! Più presto! Forza che l'hai sbagliato! Forza, cambia rotta! È fatto, vado come un ragno. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, me la sposo. E avverti tua sorella che dà un calcio alla fortuna se non mi aspetto un po'. Perché finora che ha fatto? Oh, guarda, 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 tu non ci crederai forse, ma ti dico una cosa sola. Ti faccio una proposta, offrimi da bere. Ci sediamo comodamente in quel bar, beviamo insieme in tutta tranquillità e così posso spiegarti la faccenda, capisci? Tu devi capire, tu hai il diritto di sapere, hai perfettamente ragione. Insomma, devo cominciare col pagare da bere. No, ma che cosa vuoi che sia di fronte alla fortuna che offra tua sorella? Salve! Ci vediamo dopo. Va bene. Allora, io devo andare in redazione, ho da fare. Ciao. Ciao, bambola. Ciao. Io torno fra 10 minuti, così andiamo insieme alla boutique. D'accordo? Mm-hmm. Bene. Sì, ma non farmi aspettare di più, eh? 10 minuti, davvero. Ciao. Secondo me quello non ce la fa. No, io l'ho sentito all'opera. Al posto tuo io me ne cercherei uno migliore. Perché? Che gli manca? Ha tanto successo con le ragazze. Già, ma di quello che vuoi, anche l'occhio vuole la sua parte. Buongiorno. Buongiorno. Unten vom Ende des Sportpalasts aus bewegen sich die 4 Berliner Standarten, gefolgt von den hunderten Berliner Parteifahnen.
nach und nach steigen diese Fahnen aus dem Kellergewölbe des Sportpalasts darauf. Maschio per maschio, almeno questo è un po' più carino. A proposito, ieri sono stata in barca con Max. Ha un cutter meraviglioso con alcuni amici suoi. Ti ha fatto male la prima volta? Cosa, andare in barca? No, io non soffro il mare. Dicevo la prima volta che sei stata con un uomo. Cosa vuoi che mi ricordi di queste cose? Sono 10 anni che vivo sola. Allora, con la tua esperienza, descrivimi un po' ciò che mi aspetta. Beh, ecco, da un tipo simile non mi farei toccare nemmeno con un dito. E perché no? Non lo so.